Nel Vangelo di oggi un altro miracolo di guarigione. Allora mi piace pensare che il miracolo di guarigione più bello per le nostre vite è quello appunto di una vita che torna a rigioire nel momento in cui ci viene ridonata una relazione, nel momento in cui una relazione viene chiarita, nel momento in cui si torna ad avere relazioni positive d'amicizia. Due cose importanti dal Vangelo di oggi. Primo, l'umanità di Gesù, stravolgente questo Gesù che si impasta nella nostra umanità, che non ha paura di soffrire, che non ha paura di amare, che non ha paura di farsi vedere piangere. Seconda cosa che ci piace del Vangelo di oggi sicuramente è Betania. Betania è il profumo d'amicizia, quell'amicizia che Gesù ha avuto con Maria, Marta e Lazzaro. Oggi però per noi Betania è un profumo nostalgico di amicizia a causa di questa reclusione forzata a cui tutti siamo tenuti per il bene proprio dell'umanità. Allora che bello pensare che il Signore può farci sentire sete dell'essenziale, sete della relazione con Lui, sete della relazione con gli altri. Ma non è che era proprio questa la pietra che voleva togliere dal nostro cuore, farci rendere conto che la vita eterna è data dalle relazioni, che siamo felici nel momento in cui abbiamo relazioni positive.